voglio dedicare questo video a tutti coloro che, attaccati alla loro religione cristiana, fanatici del loro culto, invitano altri a porre la propria fede nell'amore del Dio biblico, del Dio creatore. Insieme a loro, insieme a voi, voglio condividere questa riflessione. Ora, immaginate di vivere nell'epoca in cui avvengono i fatti narrati proprio nella Bibbia, nel libro di Esodo, di Giosuè, nel libro di Giudici. Immaginate di appartenere ad uno di quei tanti popoli che il Dio del Vecchio Testamento, conosciuto con il nome di Yahweh, ha deciso di eliminare. Quindi immaginate di essere tra quei popoli che questo Dio, questo cosiddetto Dio, questo individuo divinizzato dal popolo di Israele, dal popolo ebraico, abbia deciso di sterminare proprio il vostro popolo, proprio la vostra gente. Quando lo decide, arriva con i suoi, vi espropria dalla vostra terra, ordina lo sterminio dei vostri bambini, delle vostre donne, le donne che hanno cresciuto proprio quei bambini che oggi sono uomini, salva soltanto le giovani, le vergini. Eh sì, perché questo Dio Padre Creatore, condottiero del popolo di Israele, dice di sterminare tutti, ma di tenere da parte soltanto le vergini per la soddisfazione sessuofoba delle sue milizie. Distrugge le vostre case, i vostri luoghi di culto. Non si parla certo di libertà di religione, libertà di culto, i vostri culti diversi sono destinati a essere distrutti. Le sculture, le opere d'arte, bruciare le vostre biblioteche, eliminare tutto il sapere che i vostri padri hanno accumulato nei secoli. Tutte le conoscenze non ci sono più, non esiste più nulla, solo distruzione e morte vi circondano e solo le lacrime vi rimangono per piangere e rimpiangere quello che prima c'era, che però ora, per ordine di questo Dio creatore biblico, non c'è più. Questo è quanto traspare dalla semplice lettura che si può fare dell'Antico Testamento e che chiunque potrebbe fare se solo ne fosse capace e se solo ne avesse la pazienza di leggere senza filtri, senza veli sugli occhi, di leggere quello che c'è scritto. Tra le tante, una domanda emerge dopo questa considerazione: ma è questo il creatore che la cristianità ha osannato per secoli e secoli e in cui hanno creduto miliardi di uomini e donne, a cui molti si sono ispirati, a cui molti si sono sottomessi? Il Dio creatore, il Dio della bontà infinita, tutto è amore, perdono, onnipotente, onnisciente, misericordioso. Se questo sarebbe un Dio, quel Dio di cui mi hanno sempre parlato, bisogna stare davvero attenti a non incontrarlo mai, a non averci mai a che fare. È un essere pericoloso, dalla mente labile, non c'è nessun modo per fermarlo. Come potreste continuare a credere in un essere del genere, che è molto più vicino alle imperfezioni, alle brutture umane, terrene, che a quella perfezione divina? In base alla fede di molti, quale sarebbe il vostro atteggiamento se venisse a sapere che appena al di là dei vostri confini c'è un esercito ben armato, deciso a farvi fuori e a distruggere tutto quello che vi appartiene, solo perché quel Dio ha deciso così?